presentazione di Higher Experience, un anno così, una straordinaria presentazione, uno straordinario anno perché Alghero in questo 2022 vuole riappropriarsi del ruolo che le è proprio, cioè quello di capitale degli eventi in Sardegna, e per capitale degli eventi intendiamo di tutti gli eventi che vanno dalla musica al teatro, all'enogastronomia, alle rappresentazioni più importanti della nostra città. Abbiamo il comandante del nostro aeroporto a rappresentare anche un prossimo evento importante che sarà quello della manifestazione dell'aeronautica, che verrà poi presentata anche in maniera specifica, ma insomma una stagione, ripeto, nella quale Alghero si presenterà al grande pubblico e ai suoi concittadini nella sua forma migliore. Una stagione lunghissima che è già partita e che terminerà, per quanto riguarda la presentazione di oggi, con la festa del nostro patrono, cioè la festa di San Michele, e che, come ho detto prima, raggruppa tutti i generi possibili e immaginabili per rappresentare al meglio la nostra città, la nostra comunità, la sua capacità di esprimere dal proprio interno, con la ricchissima presenza di associazioni, di attori culturali, ma anche ospitando tutti coloro che da fuori vogliono portare, vogliono rappresentare sul palcoscenico algherese il meglio delle manifestazioni nazionali e internazionali. Sicuramente un'occasione, deve essere un'occasione di rinascita della nostra città, di crescita per la Sardegna, perché Alghero ha anche questa responsabilità, cioè quella di rappresentare un'intera isola che vuole ripartire, vuole riprendere il proprio percorso. Abbiamo avuto già un avvio importante di stagione con vari eventi, non ultimo quello di aprile con il tennis internazionale e soprattutto con l'evento più rappresentativo della nostra città, quello più identitario, che è la nostra Settimana Santa. Una grandissima partecipazione, quindi quel avvio di stagione è stato anche un incoraggiamento importante per mettere tutti gli sforzi possibili per fare ancora di più. Sappiamo che è ritornata una grandissima attenzione sulla nostra città e sulla Sardegna. Abbiamo dati dal nostro aeroporto, ma anche dalle compagnie navali, di un grande interesse, quindi un'occasione straordinaria per rilanciare la città, per far crescere la sua economia, per consolidare ciò che è un ruolo che Alghero ha sempre avuto. In grande collaborazione anche, devo dire, con i comuni vicini, e io penso che questo sia davvero una ripresa delle attività importanti. Già l'anno scorso, per la verità, avevamo avuto la percezione di quello che stava accadendo e di quello che sarebbe accaduto quest'anno. Nonostante i problemi sanitari non siano del tutto superati, di questo non dobbiamo dimenticarci, però ormai abbiamo la capacità e la consapevolezza anche per gestire il tutto al meglio. Sicuramente uno dei settori che ha sofferto di più è stato quello dello spettacolo dal vivo. L'anno scorso abbiamo visto quanta attesa ci fosse perché gli spettacoli dal vivo avessero una loro ripresa, le manifestazioni dal vivo. Io ricordo l'anno scorso i concerti alla Rugby Arena, ma ricordo anche la grande manifestazione della Di Folk. E quindi un impegno da parte dell'amministrazione comunale, della fondazione e di tutti gli attori che costituiscono questo calendario straordinario. A breve, quindi, ho detto, avremo la manifestazione dell'aeronautica, avremo il ritorno ad Alghero in un'alternanza che ha messo da parte i campanili con Olbia del Rally WRC, del Rally Mondiale, che è evidentemente un'occasione unica che Alghero e la Sardegna non vogliono perdere, che avrà il suo palcoscenico nella prima settimana di giugno. E adesso con l'assessore Coppo, con il presidente della fondazione, il vicepresidente per Paolo Carta e Sara, sicuramente Saragoni avremo la rappresentazione di tutto ciò che sarà questa stagione, con anche gli interventi, mi pare,
di chi la arricchirà delle proprie attività. Un anno così, insomma, è una diventa anche brutto, provato a tradurre in angolese, ma è meglio non replicarlo, però renderebbe meglio sicuramente. Un bell'anno, diciamo. Un bell'anno. Chi ha inglese mi ha capito. Però davvero un ringraziamento, perché dietro questa presentazione, dietro tutto ciò che ci sarà in questo anno, c'è un grande lavoro rispetto al quale io voglio ringraziare l'assessorato al turismo, la fondazione, tutti coloro che hanno collaborato. Esiste davvero una regia senza la quale tutto ciò non si potrebbe fare. E poi esiste un tessuto della nostra comunità, e non mi riferisco solo a quella agherese, ma a quella proprio del territorio, che consente tutto questo con grande passione, con grande dedizione. E per questo io, da sindaco, penso di dover ringraziare davvero tutti voi per l'impegno che avete messo e per ciò che ci farete vivere i nostri ospiti nei prossimi mesi. Lascio la parola ad Andrea De Rosa, presidente della fondazione, per entrare più nel dettaglio e dirci meglio cosa ci aspetta da adesso in poi. Sì. Grazie. Grazie Mario, buongiorno a tutti e a tutte. È lunghissima questa presentazione, questa programmazione, perché parte da questo weekend, o meglio, come ha ricordato il sindaco, siamo partiti finalmente dopo 2 anni di assenza con la Settimana Santa, con l'Agricomedy, con il tennis internazionale. Adesso continuiamo con l'unica programmazione che andrà non solo per tutti i grandi eventi sportivi internazionali, le frecce tricolori e quant'altro nel mese di maggio e di giugno, ma tutta la programmazione di eventi estivi sino ad arrivare a San Michele. Un grande sforzo, e poi ringrazio davvero sia il gruppo di lavoro della Fondazione Alghero, sia il gruppo di lavoro del Comune di Alghero e l'assessorato, e sia soprattutto tutte le associazioni, tutti i soggetti che hanno partecipato alla redazione di questo ricco programma, e soprattutto per il fatto che ai primi di maggio siamo in grado di annunciare cosa ci sarà ad Alghero sino ai primi di ottobre, sino a San Michele e sino ai primi di ottobre. Questo naturalmente è un qualcosa che servirà per promuovere ulteriormente la destinazione, per mettere tutti gli operatori del settore ricettivo e turistico in genere in condizione di fare le loro offerte, le loro proposte, i loro pacchetti, che unite a tutta quella che è l'offerta anche culturale, l'offerta di visita dei siti di Alghero Ticket, di Alghero Experience, che è appunto il cappello di questa manifestazione, consentirà appunto di fare un'offerta a 360 gradi. Un ringraziamento a tutte le associazioni, come ho detto, e anche a tutti i soggetti che stanno investendo e puntando su Alghero. Avremo, spero di non dimenticare nessuno, ma ritorniamo quest'anno a riproporre nel cartellone estivo tutti i grandi festival, tutte le grandi manifestazioni che magari negli ultimi anni, per varie scelte o per ragioni di opportunità, erano saltate. Quest'anno le riproponiamo tutte, dagli eventi che ormai sono diventati identitari, come il festival dall'altra parte del mare, il cinema delle terre del mare, il Gran Prix Corallo, Jazz Alghe, che in realtà non ci ha mai abbandonato in nessuna di queste edizioni, ma Matita, e di sicuro ne dimentico qualcuno. Recuperiamo o ripristiniamo il rapporto anche con la Musica delle Bocche, quindi con la Riana Project, che ci ha già dato un assaggio in primavera, quindi prima di Pasqua, delle musiche sulle bocche, e soprattutto accogliamo dei nuovi soggetti che hanno deciso di puntare su Alghero, quindi vuol dire che Alghero è attrattiva anche dal punto di vista dell'ospitare concerti ed eventi di una certa rilevanza, paga la scelta fatta dall'amministrazione l'anno scorso di essere i primi in Sardegna a ripartire con i concerti, attrezzando l'Arena Rugby, ospitando l'anno scorso nomi prestigiosi come
come Mahmood, Comide, Gregori, Venditti, Bennato, Ron, io dimentico forse qualcuno. Quest'anno avremo l'onore di ospitare ad Alghero una serie di concerti del Alghero Summer Festival, nato dalla collaborazione della Shining Production con le ragazze terribili, e soprattutto anche il Festival a Babula, che ci dirà poi la Presidente Barbara Baggio quale edizione è. Io mi ricordo la 24esima, si sposta, giusto? Coi numeri ho ancora buona memoria, si sposta ad Alghero, e che sarà tra l'altro l'apertura della stagione all'anfiteatro Ivan Graziani Maria Pia. Anfiteatro Ivan Graziani, è sorta una polemica, non so quanto giusta o ingiusta, nel senso finalmente si ritorna all'utilizzo dell'anfiteatro, un grosso sforzo da parte dell'amministrazione comunale della regione per renderlo di nuovo fruibile, non tanto e non solo per gli algheresi, ma anche e soprattutto per tutti i soggetti che in ogni caso vogliono operare e investire nel campo della cultura. Stavo dimenticando un altro soggetto che parteciperà, un nuovo soggetto che si unisce al gruppo degli spettacoli musicali che si terranno all'anfiteatro, che è la Roble Factory, qui rappresentata quasi al completo da Marco Fais, che è l'amministratore unico, che proporrà il concerto di Subsonica e non solo. Quindi nel momento in cui sarà pronto, come ho già avuto modo di dire, il sindaco, sarà fatta l'ufficiale intitolazione Ivan Graziani. Ivan Graziani, che è da Alghirese, figlio di Alghirese, eccetera, eccetera, sarà anche diciamo uno degli eventi clou del San Michele Festival, perché come ha accennato prima il sindaco, noi arriviamo con la programmazione sino al San Michele Festival, quindi anche al weekend diciamo del San Michele, e il 29 settembre ci sarà proprio un omaggio a Ivan Graziani, lo spettacolo si chiama Ivan 25, e avremo l'onore di ospitare non solo Anna Graziani, la vedova di Ivan Graziani, che continua a frequentare la Alghero anche la settimana scorsa, ma anche e soprattutto il figlio Filippo Graziani, chitarrista di successo, che farà appunto uno spettacolo incentrato tutto sulla figura del padre. In mezzo a questo tanta roba, e soprattutto la possibilità, come dicevo, di programmarla da lì. Tutto questo è davvero possibile perché c'è stato uno sforzo enorme da parte anche dell'amministrazione comunale per rendere davvero attrattiva anche come luoghi, non solo come città ma anche come location. Abbiamo stabilito una scaletta, seppur abbastanza improvvisata, deve essere la parola al vicepresidente Pierpaolo Carta, per poi rilassare l'intervento in chiusura dell'assessore Cocco, per poi dare la parola a chi volesse partecipare. Mi sono dimenticato un altro evento che andremo ad annunciare, non so se sia già in collegamento, ma andremo ad annunciare, fare una preview fra poco, perché a settembre ospiteremo anche un festival indie delle nuove proposte con la direzione artistica nata da un'idea di Massimo Bonelli. Massimo Bonelli è il direttore artistico del concertone del primo maggio, e non solo, ma anche del premio Tenco, e insomma un leader nel settore appunto della organizzazione dei concerti. Anche lui si è innamorato come tanti di Alghero, vuole investire su Alghero, e quindi ci racconterà, o meglio ci farà una preview di quello che sarà il festival, perché poi, così come ha già evidenziato il sindaco e come penso sia giustissimo per dare grande risalto a ogni singolo evento, ci saranno poi naturalmente il contenitore che noi andiamo a presentare e a proporre. Dopodiché naturalmente tutte le associazioni, alcune l'hanno già fatto, come ad esempio l'associazione Bayou, che ha già presentato Jazz Alghero 20 giorni fa, ugualmente ci sarà poi la presentazione dell'Alghero Summer Festival della Shine Production, ci sarà la presentazione del Festival Avabula, di Mamma Tita, dell'anno zero della Roble Factory e così via. Comunque adesso chiudiamo questo giro, dopo daremo, se si collega, anche questa piccola anticipazione con Massimo Bonetti. Vai,
momento contento, la sala sarà veramente piena. Questo ci si aspettava già il primo di febbraio, quando l'ultimissimo la voglia di fare qualcosa che si trova in realtà. Tantissime proposte che sono arrivate dalle varie associazioni e soggetti, giustamente ho dovuto scrivere anche perché alcune erano improponibili per il mercato di allievo, da quello che ha sempre fatto. Una cosa molto importante è la collaborazione, un film vittorio auxiliare, come da 3 anni siamo in collaborazione sotto l'amministrazione con Alessandro, che ci sentiamo spesso e volentieri per varie problematiche. Abbiamo cercato di sviluppare un programma molto ricco, ma cercando di un po' accontentare un po' tutti i gusti, ma anche le fasce di età, dai più ragazzini ai più attardati, e soprattutto i gusti anche per il fatto del teatro, concerti, balletti. Questo è il nostro intento, quello che abbiamo cercato di fare, sono convinto che l'abbiamo fatto. Io spero che tutti siano contenti, soprattutto la devo ringraziare l'amministrazione per il grosso lavoro che sta facendo per la riqualificazione dell'anfiteatro da Graziani, il quale sarà il centro di tutti gli eventi più importanti di quest'estate. Non dimentichiamo che anche al quartiere abbiamo diversi eventi importanti, un po' meno come non pubblico, perché dall'anfiteatro passano dai 5.000 posti ai 700 posti che avremo qua, più sempre il teatro e quant'altro. Una cosa molto importante, abbiamo anche molto sport, quindi ritorna finalmente a me dopo gli anni di Olbia, il CrossFit, abbiamo avuto il tennis che ha già detto Mario poco fa, ma soprattutto una cosa che io ho spinto da 2 anni, sto lavorando da 2 anni, è la festa delle frecce tricolore. È qualcosa che mi porta da 2 anni, che ho perso più tempo al telefono e vari colonnelli, direttore della generali. Anche generali delle frecce tricolore piuttosto che con la mia famiglia, questo è. Niente, contentissimo, emozionato, spero che tutto quanto vada bene. Cominceremo a domani a per Capodanno. L'unico concerto che faremo stile Capodanno è quello di Ligue il 18 giugno, quello è giusto dirlo che lo faremo lì al porto. L'unico concerto che facciamo stile Capodanno. Faremo finta che sia Capodanno. Faremo finta che sia Capodanno. Grazie a tutti e bello. Che le persone che hanno contribuito alla redazione di questo programma, oltre a sentirlo proprio, si emozionino, perché ho visto dalla voce che Pio Paolo era anche emozionato. Adesso Sara Govoni. Buongiorno a tutti, volevo anche io intervenire proprio relativamente agli eventi. Vicino. Ok, buongiorno a tutti, semplicemente un piccolo intervento relativamente alla promozione appunto degli eventi che abbiamo in programma, che abbiamo visto che sono di spessore importanti. Quindi la fondazione ha deciso appunto di rilanciare l'opportunità per le aziende private e gli enti di sponsorizzare appunto gli eventi sia estivi che quelli appunto in calendario, attraverso appunto il rilancio di un bando che è già sul sito della fondazione, la cui la prima scadenza è quella del 20 maggio ed è appunto relativa alle manifestazioni che ci saranno appunto per gli eventi estivi. Poi sono calendarizzate anche le altre scadenze. Riguarda appunto la possibilità per le aziende private e gli enti di sponsorizzare, quindi anche attraverso singole iniziative oppure attraverso i cartelloni identitari, quelli che sono appunto gli eventi in programma. Le aziende che ci sono già aziende, come ho detto anche prima, che hanno manifestato il loro interesse, tra queste la Grimaldi, anche l'Armento, la quale appunto si fa promotrice di un evento abbastanza di prestigio, quello del 16 settembre, ai giorni Smart Factory appunto dell'Armento stessa, dove avremo appunto l'orchestra da Camera della Sardegna con un concerto tributo a Ennio Morricone e a Astor Piazzolla, quindi devo dire che insomma è un evento di rilievo. Hanno manifestato ancora il loro interesse e si è consolidato il loro interesse nei confronti
di quelli che sono appunto gli eventi della fondazione, anche da parte della cantina sociale di Santa Maria La Panna e naturalmente anche di Sella Mosca. Quindi diciamo è una cosa che è in progress e che ci auguriamo possa avere diciamo sempre più adesioni anche per come dire, la partecipazione delle singole aziende e degli enti che possano così anche promuovere quelli che sono, quello che è il nostro calendario che, come si diceva, ha richiesto un tempo, un interesse e comunque grande partecipazione per questa buona riuscita. Vi ringrazio. Grazie assessore. Perché a me facciamo intervenire prima vai in due e poi facciamo, diamo la parola a Massimo Bonelli che è collegato. Allora, mi evitate l'intervento di chiusura così posso andare in lungo. No, scherzo ovviamente. Diciamo che speravamo che non avessi recuperato la voce. Questo è Pasqua, oggi invece ho cercato di rimettermi proprio per la conferenza stampa perché ci tenevo, perché presentiamo un lavoro veramente importante per la città che, come giustamente ha ben dimostrato Pierpaolo, ci fa emozionare perché comunque non è soltanto il lavoro di tanto tempo ma è anche un'opportunità per l'intera comunità. Vorrei partire da quello che è il nome di questo grande cartellone che copre i mesi che vanno da maggio a settembre, che è Alghero Experience, che si collega perfettamente a quelli usati gli anni precedenti. Dopo finalmente Alghero, finalmente vacanza, ora finalmente parliamo di quella che è l'esperienza che chi visita la città vive nella città. E poi c'è il payoff, che è un anno così, puntini puntini, che sottintende che un anno così non si era mai visto. Dillo, dai, tu che sei giovane. Un anno così non si era, non lo diciamo in Alghero. Non è il massimo, è un po' trash come traduzione, infatti è meglio un anno così. Però, siccome sono pignolo, ho detto, ma effettivamente un anno così non l'abbiamo mai fatto, quindi ieri, finito di lavorare, ho fatto una ricerca e sono andato a guardare tutti gli anni, i calendari di eventi da maggio a settembre, a ritroso fino al 2018. Ho appuntato un po' di numeri, il 2018 sono stati fatti. Ovviamente non vi annoio con la metodologia di ricerca, è un po' a spalle, prendetela per buona, una sessantina di grandi eventi, di cui 9 molto importanti, quindi che garantivano una certa promozione del territorio. Nel 2019 ne sono stati fatti 33, quindi 7 importanti, fate conto che è l'anno di elezioni, il 2019. Il 2020, quindi in piena pandemia, abbiamo fatto 55 eventi, di cui 8 molto importanti. Nel 2021 abbiamo spinto sull'acceleratore coprendo da giugno a settembre, non quindi da maggio, ma siamo riusciti a fare una settantina di eventi, di cui 15 molto, molto rilevanti per la promozione della città. Quest'anno, con un calendario ancora aperto, quindi che può essere arricchito ulteriormente, presentiamo quasi una sessantina di eventi, di cui 30, la metà, sono eventi che danno grande risalto alla città di Alghero e permetteranno una grande promozione della città. Questo è stato possibile ovviamente per una programmazione iniziata per tempo, ormai lo possiamo dire, ci siamo visti a gennaio, io ero fresco di nomina e di Covid, Andrea usciva dalla quarantena, ci siamo visti da Mario e abbiamo iniziato a lavorare sul calendario, ci siamo confrontati sui vari eventi, sui concerti, sulle collaborazioni. Ed è da lì che nasce, dalla collaborazione tra amministrazione comunale e fondazione, questo calendario lunghissimo, ricco, fatto di concerti, manifestazioni, comedy, rassegne, gastronomia, non sto a ripetere tutti i vari appuntamenti, li hanno già ricordati bene coloro che mi hanno preceduto. Per la musica, per i grandi concerti, che sono uno degli eventi più utili per la promozione della città al grande pubblico, per far conoscere questa destinazione turistica al grande pubblico, abbiamo deciso, proprio ieri ci siamo sentiti, abbiamo deciso di provare a fare una cosa anche un po' diversa per creare uno strumento creare una colonna sonora dell'estate algherese, creando una playlist su Spotify con Alghero Turismo per la musica urban, quindi che racchiuda gli artisti
dell'hip hop, della trap, del pop che ospiteremo in città, poi ne faremo una anche per il jazz, una per il grande rock con Nannini, Subsonica, Lit Fiba, insomma dobbiamo cercare di verticalizzare su questi grandi eventi, anche per questo abbiamo deciso di chiamare questo cartellone Beer Experience. Come detto, il programma è ancora aperto e come ci hanno tenuto tutti gli altri a dire, è inevitabile ringraziare a questo punto tutte le associazioni, le organizzazioni, i privati che hanno reso possibile tutto questo insieme alle istituzioni, oltre che ovviamente Comune e Fondazione. I privati, come ha detto perfettamente Sara, hanno risposto, i privati che non organizzano eventi ma che il turismo fanno il loro più grande business, hanno risposto in maniera entusiasta creando pacchetti, non da ultimo per gli eventi di enogastronomia come quello che ospiteremo questo fine settimana, augurandoci il bel tempo, salvo non si rimandi. E questo perché ovviamente è fondamentale per loro avere a modo di programmare per tempo la loro attività economica, anche sapendo offrire ciò che in città c'è. B, abbiamo potuto aiutarli creando eventi che coprissero diversi segmenti, come ha ricordato Pierpaolo, dal turista più avventuroso e giovane a quello magari più sedentario che vuole la buona musica e il buon teatro in una cornice magari più riservata. Ovviamente ci siamo rivolti al turismo interno, che è fondamentale per Alghero, ma anche a quello domestico italiano e ovviamente a quello internazionale. Per rimanere aggiornati su tutti i grandi eventi che poi di volta in volta presenteremo e vi ricorderemo, c'è Alghero Turismo, c'è il portale di Alghero Turismo e c'è anche l'app Municipium, che quindi vi invitiamo a scaricare per rimanere in contatto con l'amministrazione. E ancora grazie per un anno così che davvero non si vedeva da tempo, forse non si era mai visto. Se c'è bisogno di studi, statistiche, analisi, ve lo prestiamo quando vuole, riesce a unire un sacco di cose. Bravo, Alessandro. Adesso io darei la parola se Massimo è lontani, poi passiamo ai nostri. Lontani. Ciao Massimo. Ciao. Buongiorno a tutti. Ti abbiamo già presentato, anche se non hai bisogno di presentazione. Io e Massimo Bonelli ormai siamo molto amici, anche perché insomma lui fa gli spettacoli, fa da regista anche televisivo con Andrea De Logu, la mia moglie. Sì, abbiamo qualcosa in comune. Messaggi per te a lei e siete molto diversi, devo dire. Purtroppo sì, o per fortuna. Vai Massimo, inizia allora a svelarci qualcosa e poi, come ho già detto prima, non so se eri già in collegamento, poi la prossima settimana dedicheremo proprio una apposita conferenza, un apposito incontro proprio all'Alghero Music Spotlight. Vado molto veloce, così lascio spazio anche agli altri. Intanto grazie a Andrea De Rode per questo progetto, fino a cui vorrei parlare. L'idea di portare un riflettore sulla nuova musica italiana, che è un po' il mio copine, quello che faccio al progetto il 1° maggio, in altri eventi che organizzo, nella trasmissione televisiva che produco, sarà il 9, 10 e 11 settembre. Tra l'altro il 10 è il mio compleanno, però 48 anni, lo festeggerò anche io, mi fa molto piacere, perché sono stato la scorsa estate lì da voi e sono rimasto sinceramente colpito dal rapporto, e mi fa molto piacere poter investire le nostre idee, non so io forse in un territorio più bello come quello di Alghero. E annunceremo il 14 di maggio il cast completo, perché faremo una conferenza stampa specifica. Questa idea è nata assieme a Francesco Fiore, che è un mio amico, che conosco da anni, e lì è Alghero, nuovo cittadino. Ovviamente Fondazione Alghero supporta e coinvolgeremo anche l'associazione Bayou, sono amici di Alghero molto bravi. Il festival sarà una rassegna con 12 artisti sul palco, 4 artisti per sera, e la cosa che voglio dire oggi, che era quella più importante dal mio punto di vista, è che costruiremo anche nascere un contest, di cui è già online il form per l'iscrizione gratuita. Questo contest sceglierà 3 artisti da portare in queste 3 serate, quindi arriveranno in 3 serate, per cui faremo anche scouting attraverso la Piero Music Spotlight. Quindi 3 big più un artista da più
scrittura che la scelta attraverso un contest con delle fasi, insomma, intermedie di selezione. E questo è quanto. Abbiamo maggiori informazioni, ripeto, il 14 maggio, metteremo tutto il cast completo, la line-up, i biglietti, eccetera, eccetera. E siamo felici di fare, di cominciare questa esperienza con voi. Grazie ancora ad Andrea per aver creduto in questa idea. Grazie Massimo. Adesso Alessandro dovrà aggiornare le sue statistiche, esatto, perché già ci sono 12 nomi in più. Non so quanto fosse. No, erano inseriti. Erano già inseriti, ok. C'è in ogni caso anche, come abbiamo detto, quest'anno il mood che è stato scelto è quello man mano di far salire l'attesa e l'attenzione sulle manifestazioni, sui concerti, su tutto quello che ci sarà ad Alghero, quindi abbiamo già annunciato tante cose man mano. Rispetto agli annunci che ancora non sono stati fatti, oggi, lo trovate già nel programma, abbiamo il 21 agosto ci sarà il meglio di lo spettacolo cabaret di e con Andrea Pucci a cura della cooperativa Ragazze Terribili Shining Production. Il Gran Prix del Corallo era già, lo annuncerà a parte, insomma il Panietto farà di sicuro una grande conferenza stampa. Oggi verrà presentato anche il tour Filippo Graziani, ve l'ho già spoilerato prima. La banda Bardò insieme a Cisco, la banda Bardò che è molto cara ad Alghero, farà parte del San Michele Festival. Oggi annunceranno la data del Non Fa Paura Tour 2022 che toccherà Alghero. Ci sarà uno spettacolo che si titola La Banda, insieme alla banda musicale da Lecce, ma sarà uno spettacolo qui ci sarà musica e cabaret insieme con Federico Perrotta. E poi anche oggi verrà dato l'annuncio di Mara Sattei con il suo tour estivo che andrà a chiudere, ma non chiudere, perché il giorno dopo ci sarà la serata dedicata alla musica catalana e algherese col suo Universo Tour 2022. E poi Jazz Alghè che andrà? Jazz Alghè, che adesso penso, vedo in sala sia il direttore artistico sia anche il presidente, credo, dell'associazione, sia anche il dottor Alessandrini, che aggiunge questa nuova data il 16 settembre. Quindi, e cioè Jazz Alghè andrà dentro una delle nostre aziende più importanti, che è la Novento, è una collaborazione, insomma, che probabilmente non è così scontata fra un'azienda che produce manufatti con la musica, invece si può fare anche questo. Niente, io darei adesso la parola a chi naturalmente vuole, un po' come ha fatto Massimo Monelli, presentare, in attesa appunto della presentazione diretta. Inizierei allora, però con il inizierei con il Rally, abbiamo qua Giulio Pes, se il Rally ritorna da Alghero, abbiamo il dottor Turito, se insieme al presidente dell'ACI Sassari abbiamo il general manager del VRC mondiale, ne approfittiamo. Cogliamo questa occasione, Antonio, prego, è un evento che si terrà, come ho detto prima, adesso, quindi no, vieni, che si terrà ai primissimi di giugno, la prima settimana di giugno, un evento complesso. Antonio, adesso non so se è venuto qua per farci andare via, perché questo spazio gli serve per l'organizzazione del Rally, però davvero dietro il Rally c'è un'organizzazione grandissima, enorme, straordinaria, che coinvolge naturalmente Alghero nel suo complesso, ma che arriva a interessare tutto il Nord Sardegna con un impegno straordinario della Regione Sardegna dal punto di vista economico, del Comune di Alghero e dell'ACI Sport come organizzazione. Antonio, prego. Grazie dell'occasione di parlare un attimo di lei. Io mi rendo conto che siamo un po' fuori contesto, perché si parla di eventi musicali. Sì, però io prendo atto, Mario, ci abbiamo detto che il calendario degli eventi della Fondazione non cita nel mese di giugno, quindi vuol dire che siamo fuori contesto. Forse sbagliamo qualche cosa, perché ci dovremmo fare un esame di coscienza. No, non siete fuori contesto, se non sareste qua. Ma il 2 e 5 giugno, no, io guardo l'app sul sito. No, vabbè. Ho fatto una ricerca sull'app. Oggi si svegliamo. Il rapporto fra tempo è sempre allora ci mettiamo la prova, diamo tempo al tempo, che mettiamo la prova,
però ci siamo, occupiamo questa città perché pensiamo di portare un valore a questa città, e se non portiamo questo valore basta saperlo. Questo lo dico molto francamente, perché tutti sanno che io parlo in maniera molto diretta, non mi nascondo dietro le frasi. Sono un operativo, non sono un politico. Il nostro valore è rappresentato dall'indotto, certificato dalla Facoltà di Economia dell'Università di Sassari, ed è certificato dalla promozione internazionale e televisiva. Quindi mi sembra qualcosa di importante, almeno per noi è importante. E iniziamo qui la settimana del 30 maggio, va avanti per tutta la settimana e si conclude con le premiazioni di supporto il 5 giugno. È tutto. Grazie. Quando ci impegniamo, lo sa Giulio, e quindi ci teniamo, c'è un affetto anche personale, diciamo. Se siamo fuori contesto. Non lo siete, assolutamente no. Tra l'altro c'è da dire che da quest'anno che il rally mondiale in generale ha una copertura televisiva straordinaria, perché è entrato nel panel di Sky, e quindi diciamo aggiunge ulteriore valore alla promozione della città, e noi ci teniamo tantissimo, Antonio lo sa, ci mette sempre un po' sotto pressione, giustamente, perché la complessità organizzativa dell'evento è straordinaria, però insomma ci siamo, lui lo sa. Andiamo avanti, io darei la parola a Fulvio Delosa della Shining, perché diciamo ci parlerà anche un po' dell'apertura. La Shining era l'agenzia, avevamo l'anno scorso per Capodanno commissionato, insomma, ho chiuso i contratti di Guè e di Madame Guè, riaprirà l'estate algherese anche con 3 giorni d'anticipo il 18, annunciamo già che è un evento sold out, un pubblico naturalmente giovane, si farà, come abbiamo detto, faremo finta che sia Capodanno, e Fulvio anche lui è un mezzo cittadino algherese, perché a casa d'Alghero ha sempre collaborato col comune di Alghero e la fondazione, quest'anno ritorna con una collaborazione molto più forte, non solo come agenzia ma anche proprio come organizzatore di eventi, insieme alle ragazze terribili farà l'Alghero Music Festival e ci darà una mano anche per l'altra data che andremo a riprogrammare, che è quella di Madame con Chiello, che ugualmente faceva parte del Capodanno 2021. Vai. Sì, buongiorno, io appunto milanese di nascita ma mezzo algherese per mia fortuna di adozione grazie a mia moglie, e diciamo sono diversi anni che abbiamo il piacere di noi di collaborare con la città di Alghero in diverse occasioni, soprattutto in alcuni capodanni, ed è anche diciamo così l'occasione di coorganizzare uno spettacolo all'anfiteatro prima che venne dismesso con il Plan & Fun. E quindi diciamo che in tutti questi anni insomma sono stati penso una decina. Ho sempre guardato quel luogo con un desiderio particolare di vederlo rinascere e vivere, insomma, perché è uno spazio del genere a ridosso della spiaggia sostanzialmente, con tutto ciò che è intorno, era un bene che insomma, aveva bisogno di essere riportato alla sua funzione. Quindi quando ho sentito insomma, che c'era questo progetto di ristrutturazione, mi sono permesso subito di proporre un progetto, ho coinvolto la cooperativa delle ragazze terribili che avevo già incrociato e con cui condividiamo insomma un certo tipo di linguaggio, diciamo così, di programmazione. Loro hanno questo, cioè oltre ad essere una struttura molto storica, Sassari ha questo festival altrettanto storico ma molto dinamico che viaggia tra il linguaggio e la musica, che è una cosa che ci piace molto. E diciamo ci siamo molto focalizzati su quello che è il linguaggio giovane, diciamo così, quindi la musica urban, e abbiamo cercato appunto di dare un tocco alla programmazione che avesse questa connotazione. Quindi siamo andati a selezionare un po' gli artisti in questo momento
che rappresentano meglio questo genere musicale, che ormai sta, diciamo così, monopolizzando classifiche, nonché anche il Festival di Sanremo. Ci sono due sanremesi, perché abbiamo Fontana, insomma, che ha fatto parlare molto di sé il 30 di luglio insieme a Villa Benz, poi c'è Arconi, insomma, che è già stato qua l'anno scorso e in quest'anno ha avuto un ulteriore processo di crescita. Poi ospitiamo Ernia, Psicologi, Fabri Fibra, e quindi, diciamo, in realtà la programmazione poi è quasi completa, ma ancora ci stiamo riservando qualcosa. Arricchiamo anche la parte appunto comedy, che è comunque un altro ambito con cui abbiamo avuto occasione di collaborare con la Fondazione, che in questo momento, per fortuna, e durante la pandemia c'è stato anche molto di sollievo, perché la scena, diciamo, stand up, comedians, eccetera, ci ha permesso di avere un po' di leggerezza, e già l'abbiamo potuto apprezzare al Teatro Civico e allo Quartè. E quindi, diciamo, siamo lieti veramente di poter fare questa collaborazione, di recuperare anche i concerti che purtroppo erano stati annullati a Capodanno, a partire da quella, da Madame. E quindi davvero un lavoro che, insomma, dopo tanti mesi di confronto sta arrivando a suo frutto, con tante belle collaborazioni. È anche molto bello, secondo me, che da una prima bozza di progetto di questo Alghero Summer Festival, in maniera veramente fisiologica, il programma abbia avuto poi delle entrate di operatori che hanno arricchito e completato anche la gamma di pubblico di offerta musicale, per cui Insula con Gianna Nannini e con David Fiba ha dato un taglio, diciamo, anche rivolto a un pubblico un po' più adulto, così come Brove le Fattori con di Sussonica, quindi legato alla musica rock è un taglio più adulto. Quindi Massimo Donelli va, diciamo così, a toccare l'indie. Quindi, diciamo, siamo riusciti proprio in maniera naturale, stiamo anche dialogando tra di noi per far sì che diciamo, l'esperienza all'anfiteatro sia molto diciamo così, coordinata e uniforme. Siamo riusciti, appunto, in maniera molto naturale a tra più soggetti a creare una programmazione che crediamo sia molto variegata e vada un po' a soddisfare tutti, e rimanendo sempre di un ottimo livello. Quindi ringrazio tutti per l'opportunità, l'occasione. Non vediamo l'ora di tornare sul palco. Grazie. Spazio alle altre associazioni, insomma, facciamo gli intermezzi. Vorrei davvero che dicesse due parole Barbara Maggio, presidente della cooperativa Le Ragazze Terribili, organizzatrice del Festival Amabula e tante altre cose. Sì, io ringrazio chiaramente tutti voi e ringrazio la Fondazione e il Comune di Alghero che ci danno questa opportunità per noi molto, molto ambita, anche perché un palcoscenico come quello che l'Anfiteatro Ivan Graziani ci permette di allestire è un grande passo avanti per noi. Solo due parole per integrare il discorso fatto da Fulvio. La nostra cooperativa da anni ormai lavora con particolare attenzione sulla formazione del pubblico. Noi crediamo fortissimamente nel fatto che i ragazzi sono il futuro e saranno anche il nostro pubblico del futuro. Lo facciamo a vari livelli e facciamo un'azione di scouting costante nel territorio, cercando gli artisti emergenti che sono in crescita e quali poi riserviamo palchi insieme agli artisti nazionali importanti della scena nazionale che vengono selezionati. Quindi crediamo molto in questa duplice anima che il festival vuole avere, un'attenzione a portare sui palchi, a permettere al pubblico sardo di vedere gli artisti che poi dominano le classifiche, come il caso di quest'anno, perché Ira ama, perché Arcomi, sono nomi che i ragazzini amano, Fabri Fibra, però allo stesso tempo permettere agli artisti del territorio di salire su un palco importante con un suono buono, con un bel pubblico e avere la loro opportunità per farsi conoscere. Quindi ci piace sottolineare questo aspetto e vi ringrazio tutti voi e poi ci vedremo sotto il palco, speriamo. Sempre tra gli organizzatori, visto che stiamo parlando in questo momento dell'Anfiteatro Ivan Graziani, manca Gian Stefano Murru e l'amministratore della Insula Events, che già programmato sia David Fiba sia Giannini, però c'è la quasi al completo la Roble Factory, Marco Pais che Pannolano Zero con i Subsonica e non solo, ma ancora non svederanno il resto. Se Marco vuole brevemente presentarsi, perché hanno un progetto molto molto ambizioso, ma
molto bello che stanno portando avanti, addirittura con un centro di registrazione e quant'altro, insomma, anche loro stanno investendo su Alghero. Noi sì, siamo sassaresi, però abbiamo deciso di investire su Alghero sia per una questione strategica, anche estetica, perché Alghero è molto bella. E ringraziamo sicuramente il sindaco e Andrea della fondazione, perché tengono a battesimo il nostro primo evento. In realtà noi siamo nati quest'anno, abbiamo la nostra sede qui ad Alghero in zona Carabuffas, dove non solo ci occupiamo di organizzazione eventi ma anche di produzioni cinematografiche e musicali, quindi stiamo costruendo uno studio di registrazione di altissimo livello qui ad Alghero, dove andiamo a portare, insomma, queste produzioni anche non solo italiane. Speriamo che vada tutto bene. Il nome del festival è Anno Zero, perché diciamo che il nostro Anno Zero, perché siamo nati qua, e anche dopo questi due anni di pandemia potrebbe essere anche una cosa incoraggiante. Non so che altro aggiungere, Fulvio ha detto tutto riguardo agli eventi, quindi grazie ancora e buon lavoro. Andiamo avanti. Abbiamo argomento, parliamo di letteratura, parliamo di letteratura, se poi parliamo, vorrei un intervento anche da parte del comandante del nostro aeroporto. Parliamo di letteratura però, perché Ceneria Di Giovanni, che rappresenta per la Ghero un valore ma anche per l'intera Sardegna, lei diciamo che è stata la colei che ha fatto rinascere, con tutto rispetto per Grazia Deledda, però insomma ha innamorato di Grazia Deledda la Sardegna e oltre, valorizza le nostre produzioni letterarie alla Ghero e fuori Ghero, quindi Neria, prego. Grazie, è stato il gelato. Grazie. Sì, sentivo queste bellissime manifestazioni e anche io sono molto onorata di essere con le letture d'estate a Villa Edera dentro questo bellissimo cartellone. Ovviamente rappresento una nicchia, penso, rispetto al grande pubblico che mi auguro veramente ci sia all'Anfiteatro di Pancraziani, che tra l'altro era un mio carissimo amico. Rappresento quindi una nicchia di lettori appassionati che comunque ci accompagnano sempre nel giardino di Villa Edera, e mi spiace ricordare che noi presenteremo degli scrittori di Alghero, sardi, insieme a scrittori tra virgolette continentali, perché questa è la nostra, e Mario e Andrea lo sanno, e anche il nostro assessore, giovane assessore, è stato nostro ospite tante volte a Villa Edera. Noi cerchiamo sempre di mettere in contatto, d'altra parte la nostra associazione si chiama Saltare, quindi prendere la nave e andare fuori dalla Sardegna per ritornare in Sardegna, come ha fatto Grazia Deledda, e grazie Mario di averlo ricordato. L'associazione Saltare, che è il titolare del premio Nero Donna di letteratura e giornalismo, di cui sono veramente tanto tanto orgogliosa, e quindi continua con questa tradizione all'interno della nostra programmazione. Ogni mercoledì di agosto, inizieremo il 3 mercoledì 3 agosto e proseguiremo per tutti i mercoledì, perché la data centrale ogni anno è il 10 agosto. Allora, qualunque giorno della settimana cada il 10 agosto, quel giorno sarà, diciamo, il filo rosso di tutti gli incontri letterari. Perché il 10 agosto? Quest'anno è la 12ª edizione della Notte coi Poeti. 10 agosto, la poesia di Pascoli, famosa poesia di Pascoli, che ci ha guidato, quest'anno sarà la 12ª edizione, per riunire a Villa Edera i poeti che vorranno essere presenti per leggere una loro poesia e per stare ancora insieme. Quindi grazie al cartellone, che vede anche la letteratura, ripeto, questo piccolo segmento che però secondo me è sempre, sempre più importante in un momento in cui la realtà virtuale sembra essere quasi protagonista, e invece la realtà reale, quella della cultura e della poesia, ci unisce sempre. Grazie. Grazie. Grazie Neria. Naturalmente il calendario sarà arricchito, non sono ancora presenti moltissimi eventi legati alla presentazione dei libri, alla letteratura in generale. Abbiamo anche la presenza di Cyrano,
che organizza assieme ad altre realtà locali, ad altre realtà culturali, tanti eventi legati alla letteratura e alla poesia. Andrea, dobbiamo proseguire. Farei dire qualcosa ad Andrea Alessandrini. Non so se in collaborazione con Marco Ciccarella, per questo evento particolare che si svolge all'interno di una realtà produttiva del nostro territorio che funziona 24 ore al giorno, perché da quel che mi dice Andrea ormai Alghero è diventata anche questa, è diventata anche luogo nel quale si può fare impresa vincente, e però senza dimenticarsi che qualunque attività si svolga deve essere integrata col territorio, deve far animarlo, far parte insomma della vita sociale. Quindi Andrea, da questo punto di vista, è molto attento e per questo lo ringrazio. Prego Andrea. Grazie Mario. Effettivamente l'esperienza Alghero per me continua, l'esperienza Alghero. Condivido con l'assessore Alessandro un anno così, visto che è il mio 50esimo, continuano a farmi regali, quest'anno con questa esperienza musicale che stiamo organizzando all'interno del momento culmina così una delle mie più grandi soddisfazioni, visto che mi ritengo un melomane, mi ritengo comunque una persona che frequenta molto volentieri il Teatro Pergolesi di Iesi, la mia prima patria, le Marche. Frequento molto volentieri, ascolto molto volentieri la Filarmonica delle Marche, che mi emoziona tutte le volte, e qua sono riusciti a coronare attraverso l'invito dell'orchestra che rappresenta la Sardegna all'interno effettivamente di una zona industriale ancora più strana. Ma sai Mario, poi lo sa benissimo, noi se non le facciamo strane le cose devono far parlare di noi, non ci riescono bene. Quindi ringrazio la Fondazione Alghero, ringrazio Gesta Alghero che ha accettato in extremis la nostra volontà di entrare all'interno di questa manifestazione musicale. Speriamo che la cosa possa portare così un pezzo di Alghero fuori dalla Sardegna, perché la facciamo comunque avvenire nello stesso giorno dove portiamo qua tutti i nostri principali clienti. Quindi all'interno di questa manifestazione saranno presenti 150 clienti continentali, effettivamente riusciamo ad organizzare anche quest'anno questo evento, e riusciamo a far toccare con mano un aspetto diverso rispetto al nostro prodotto, banalmente le finestre, ma facciamo toccare con mano una cultura, apprezzare spero ancora di più il territorio, visto che già lo facciamo con tante altre cose, ma la musica mi mancava e mi emoziona solo pensare che quella serata sarà sicuramente fantastica grazie all'organizzazione. Grazie Andrea. Grazie. Continuiamo jazz con jazz. Non può mancare un saluto di Enzo Favatta, grande Enzo Favatta. Che soffre ancora del long covid, passo lento. Grazie per questa citazione. Musica sulle bocche, ormai da 5 anni, è un festival diffuso, parte dalle bocche di Bonifacio e arriva fino alla costa ovest della Sardegna, attraversando tutto il nord Sardegna. Saranno 21 giorni di festival con 37-38 concerti, se non ricordo bene. La cosa che mi piaceva fare era regalare questo progetto alla città, perché la città ha permesso questo progetto. La Maverick Orchestra è un'orchestra composta da, a parte me, ci sono varie generazioni del jazz italiano, probabilmente tra i migliori jazzisti italiani, dalla più giovane che c'è Anais Drago, che è una straordinaria musicista, sino a quelli un po' più vecchi. Io sono probabilmente Pasquale Mira di Brafano, Alfonso Santimone pianoforte tastiere, Danilo Gallo che è uno dei più grandi bassisti che c'è in giro, Marco Frattini che è un battista super richiesto, e Mirko Cisilino che è un trombettista africano. Questo Mavic Orchestra, Mavic vuol dire tradotto dall'americano cavallo non macchiato. Non macchiato perché comunque sia il festival musica sulle bocche che comunque
questo progetto è fatto da musicisti che sono un po' anticonvenzionali nell'ambito del jazz italiano, per cui ho voluto fortemente questo progetto che è nato questa primavera con una residenza artistica di 5 giorni nel Teatro Civico di Alghero, dove anche questa scelta è una scelta importante. Il Teatro Civico di Alghero è in legno. Da musicista vi posso dire che è un posto che suona, risuona, non risuona, suona con chi suona sul palco, il pubblico ne capisce le differenze. Abbiamo fatto questa residenza per 4 giorni, abbiamo girato un documentario che continuerà a essere girato nel giro dell'estate, con la Cadena, abbiamo coinvolto un bel po' di gente pensando al Ghero e quindi guardate che serata. La Maverick Orchestra inizierà debutterà la Maddalena, che sarà la prima sede del festival quest'anno, saremo 4 giorni lì, per poi chiudere il festival il 30 di agosto, idealmente. Vi ringrazio per l'opportunità e grazie perché sia la Musica sulle Bocche che il Festival Gay tengono alto la presenza della musica jazz ad Alghero, dopo che quest'anno ci abbiamo qua, ci abbiamo tutti quanti quelli delle Indie, del Po, che ci stanno, dobbiamo darci da fare. Delle Indie e delle Americhe. Insieme alla nostra comandante dell'aeroporto, però prima Nicola Nieddu, due parole sul Gran Galà, che diciamo, è diventata anche questa una manifestazione ormai storica per la nostra città. Sì, allora, buongiorno a tutti, sì, 20ª edizione del Gran Prix Corallo riprende dopo 2 anni di assenza dovuta alla pandemia. Saranno 2 giorni, sarà il 9 luglio il premio, che si svolgerà al Quantenna quest'anno, a differenza degli altri anni, ma per motivi logistici più che altro, rispetto al porto. E il giorno prima siamo un po' meglio con i giornalisti che arrivano, come sempre, da Rai, Mediaset, Sky, TG24. Quest'anno tra i premiati, ancora non svelerò i nomi, naturalmente sarà una conferenza stampa ad hoc, però diciamo che oltre rappresentanze di Sky, Rai, Mediaset, ci sarà anche qualcuno che rappresenterà Netflix. Mi fermo naturalmente, però via, dico che sono dei nomi molto importanti. Dalle serie televisive ai cantanti, ai giornalisti, scrittori, questo in estrema sintesi, poi come ha annunciato il Presidente della Fondazione Andrea De Lorme, ci sarà una conferenza stampa a parte. Ringrazio il Comune di Alghero, ringrazio la Fondazione Alghero per la preziosa collaborazione. Grazie a tutti. Il 9 luglio la data è quella. Sì. Il programma, per aggiornare il programma. Allora, Mario prima ha citato l'associazione itinerante della Cyrano, quindi col festival che quest'anno è il festival dall'altra parte del mare, un festival diciamo suddiviso in più date, nel senso che la prima l'abbiamo già portata a compimento ad aprile per l'occasione della festa del libro, ci sarà la seconda parte a giugno e poi la parte del festival internazionale a settembre, giusto Elia? Esatto. Ormai è diventato un appuntamento consolidato della ormai non più dell'estate, dell'anno algherese, così come ritorna, speriamo a pieno regime, nel senso che possa essere di nuovo un festival itinerante, anche il festival della società umanitaria, il festival delle terre del mare. Abbiamo qua la dottoressa Salvio che rappresenta la società umanitaria, la sua direttrice è impegnata a Milano, sì. È degnamente sostituita. Ci tengo a dirvi due parole perché quest'anno finalmente torniamo nella nostra, nel nostro, cioè nella versione di cinema delle Terre del Mare itinerante che girerà per le spiagge più belle del nostro
litorale portando cinema d'autore, ma soprattutto cinema indipendente, che si svolgerà invece la sezione indipendente qua tutta il quartiere, mentre la sezione serale dedicata al cinema d'autore si svolgerà per tutte le spiagge. Quindi siamo molto 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 felici di ritornare al rito collettivo del cinema che abbiamo perso in questi anni. Il spettacolo dal vivo ha perso tanto, ma anche il cinema ha perso tanto, e ci teniamo veramente a un nuovo rapporto con la città, con le istituzioni, con gli enti che collaborano con noi tutti gli anni. Sarà una versione forse più breve degli altri anni, ma più intensa, con tantissime sorprese che vi annunceremo brevissimo. Grazie. Nel senso del trasferimento della mediateca dell'Umanitaria è praticamente quasi conclusa, quindi saranno presto operativi qua nella sede del quartiere. Conclusione, penso al primo grande evento che abbiamo incontro. Sì, il grande evento più vicino che avremo, che è il fine settimana 21-22 di maggio, ci sono gli amici dell'Associazione dell'Aeronautica insieme al comandante del nostro aeroporto, che vorrei insomma ci dicessero in due parole, perché poi faremo anche qua una conferenza stampa ad hoc di presentazione, ci dicessero due parole sull'organizzazione e sulla manifestazione. Sì, buongiorno. Decidete voi chi parla per primo. Buongiorno a tutti, dico due parole io, credo che non stia funzionando, vado a voce che mi si sente uguale. Cominciamo, l'Aeronautica quest'anno ha deciso di investire su Alghero in diverse occasioni. Cominceremo già la prossima settimana con il corso di cultura aeronautica, quindi l'Aeronautica Militare viene a insegnare nelle scuole la cultura, l'aeronautica, i valori e l'importanza di essere parte della forza armata più giovane che c'è in Italia. Quindi cominceremo dal 9 al 20 con l'insegnare presso le scuole di Sassari, con un team di istruttori e velivoli dell'Aeronautica Militare che saranno rischierati presso l'aeroporto, per culminare la settimana successiva con qualcosa che ad Alghero mancava da un bel po'. Quindi avremo innanzitutto nell'alveo del più grande raduno dell'Associazione Aeronautica, che è il 21esimo, verrà celebrato a Alghero alla presenza delle massime autorità regionali e di Forza Armata, quindi avremo il nostro capo di Stato Maggiore che verrà su Alghero per presenziare agli eventi, e all'interno di questo più grande evento che è il raduno avremo la manifestazione aerea Città di Alghero alla presenza delle frecce tricolori che porteranno un po' di colore e rumore sui cieli di Alghero sia il 20 con le prove che il 21 con la manifestazione vera e propria. L'attività verrà svolta in fronte Bastioni, quindi faremo tutto il fronte di Alghero occupato da migliaia di persone con i nasi all'insù a guardare il bianco, rosso e il verde che verranno stesi sui cieli di Alghero, e porteremo il più grande tricolore al mondo a colorare la città. Per quanto attiene agli eventi tipici del raduno, lascio la parola a Marco che porterà, vi darà un'illustrazione di quelli che sono gli eventi del raduno. Grazie. Ha già detto quasi tutto, comunque questo raduno porterà ad Alghero una rappresentanza dell'Associazione Arma Aeronautica di tutta Italia. Verranno tutti con i loro labari e ci sarà il clou di questa manifestazione è la giornata di domenica, dove da via Garibaldi ci sarà una sfilata che terminerà in piazza Sulis, dove ci sarà un grande raduno, speriamo di starci tutti, piazza Sulis. Insomma, sono previste circa 2000 persone che arriveranno da fuori, quindi. Più altri, noi stiamo invitando, proprio poco fa ho avuto conferma che i nostri gemelli dalla Corsica verranno anche loro, un'associazione gemellata che sta a Solenzara, e saranno presenti anche loro con le loro bandiere, la loro tradizione che è molto sentita. Bene.
non voglio dimenticare di dire che la manifestazione inizia il giorno 20 di maggio. La prima cosa che facciamo sarà di salutare il sindaco, portargli i nostri saluti e le nostre bandiere, i nostri labari, quello con le medaglie e quello, anche quello di Alghero, nella sezione di Alghero, che è un po' meno famoso. Ci sarà, sì, certo, qui è già nominato in questo opuscolo, c'è l'inaugurazione del Villaggio Azzurro, sempre il giorno 20, e la deposizione di un omaggio, di una corona al monumento all'aviatore che abbiamo inaugurato qui ad Alghero, nei giardini di Piazza Sulis, di Via Sassari, scusate, Piazza Sulis. Sì. Il giorno 21 ci sarà, cosa che non è scritta qui, una deposizione di una corona in Piazza Portaterra. Grazie. Naturalmente faremo una cosa interessante, spiegheremo tutti i dettagli con il programma. Noi abbiamo chiesto il 18 perché vorremmo essere presenti tutti. Va bene. Il direttivo di Roma e di Alghero. Naturalmente, siccome io ho fatto l'aviere, non posso dire che obbedisco. Lei sta sia da una parte che dall'altra. Va bene. Non lei l'aviere, primo aviere. Grazie. Primo aviere. No? Grazie a tutti. Buongiorno. Grazie. Il collegamento con l'aeroporto ci sarà anche il 14 e il 15 di questo mese, che vedrà la manifestazione Monumenti Aperti, che è un'altra delle offerte che la nostra città può dare con la visita di 21 siti che potranno essere visitati dai nostri cittadini, ma anche dai nostri ospiti, e verranno guidati dalle scuole cittadine, dagli alunni delle scuole cittadine, che illustreranno le caratteristiche. Fra questi c'è il nostro aeroporto militare, insomma il collegamento fra Alghero e l'aeronautica, con in aggiunta anche quest'anno la presenza dei velivoli che potranno essere visti da vicino e toccati. Il rapporto fra Alghero e l'aeronautica militare è un rapporto molto stretto che ormai dura da tanto e insomma siamo molto affezionati all'aeronautica. Siamo passati dalle frecce tricolori alla musica, dalla musica alla letteratura, dalla letteratura al cinema, al grandissimo sport con il WRC mondiale. Insomma, mi pare che davvero la conferenza stampa di oggi rappresenti ciò che Alghero può fare, le potenzialità di questa città, che appartiene sicuramente agli algheresi, ma è un patrimonio di tutti, e Alghero è una città aperta che vuole partecipare in maniera costruttiva alla crescita della nostra regione, e sicuramente pensiamo di essere un valore per tutti. Naturalmente, l'ho detto prima e non mi stancherò mai di ripeterlo, dietro questa organizzazione c'è un lavoro straordinario di tantissime persone. Qua abbiamo il consiglio di amministrazione della fondazione, l'assessore, ma là ho visto anche seduti i collaboratori della fondazione, dell'assessorato. Insomma, è davvero un lavoro straordinario che coinvolge tutti noi e che ci porta anche a voler davvero con il cuore ringraziare tutti coloro che ci consentono di presentare Alghero in questo modo. Io penso che sarà davvero una grande stagione, una grande estate. Insomma, ci prepariamo al meglio. Voglio lasciare la chiusura al nostro assessore e ad Andrea per un saluto finale. Ma velocissimo, nel senso, siamo molto soddisfatti del lavoro svolto e anche soprattutto di questo clima di collaborazione che si è creato. Siamo sicuri che insomma questo programma, senza voler essere troppo, volersi fare delle lodi da soli, però siamo sicuri che questo programma avrà un riscontro e un successo sia fra gli algheresi, sia soprattutto fra gli ospiti che già in questo periodo, che normalmente era considerato di bassa stagione, che già stanno affollando Alghero, perché davvero a parlare anche con gli operatori del settore ricettivo, della ristorazione, abbiamo davvero degli ottimi numeri che ben ci fanno sperare per questa stagione.
Ringrazio tutti, ringrazio la stampa, do la parola ad Alessandro per la chiusura, poi credo che una conferenza stampa, perlomeno da quando io sono qua, quindi ormai da 2 anni e mezzo, non c'è mai stata una conferenza stampa senza nella quale poi non c'è stato almeno Antonio Sini a fare una domanda, quindi insomma io non mi alzo se non se Antonio non farà una domanda. Sì. Una cosa importante, sull'atto sociale, questo fine settimana l'atto di Sini sarà disegnato l'autismo, sono verificato, l'importante, insomma, il discorso dell'autismo è qualcosa che tiene a cuore un po' tutti, quindi chi vuole andare a visitare i disegni qui al lato di Sud il 7 e l'8 maggio può andare tranquillamente, domani mattina sarà alle 11 l'inaugurazione. Grazie per Paolo. Sì, concludo veramente in brevità, rapido, concludo rapido dicendo davvero ancora grazie a tutti quelli che hanno reso possibile il calendario di eventi, quindi gli organizzatori. Come ha ricordato perfettamente Andrea, la risposta da parte del mercato c'è ed è forte, è già difficile trovare stanze libere per fine maggio e questo è, voglio dire, un motivo di gioia per noi amministratori. Il turismo, o meglio l'organizzazione di eventi, non è quasi mai fine a se stessa, ovviamente siamo arricchiti tutti dall'aspetto culturale, questo è un dialogo che abbiamo aperto con Elia quando ci siamo incontrati, siamo arricchiti tutti dall'aspetto culturale, dell'intrattenimento degli eventi musicali, cinematografici, teatrali, sportivi ovviamente anche, culturali in senso vasto, quindi considerando anche per esempio gli apporti militari, però è chiaro che poi tutto questo lavoro serve ed è funzionale allo sviluppo economico della città, è un'attività che ci serve per far crescere le nostre imprese, per creare redditi, creare ricchezza diffusa e quindi benessere, una città più aperta, più ricca, più sicura, perciò davvero il responso che noi percepiamo tramite le associazioni di categoria, tramite il consorzio del Corallo, le associazioni di impresa è positivo, è buono e pensiamo che questa sia davvero la strada giusta, proseguire con gli eventi che hanno saputo dimostrarsi efficienti, trovarne di nuovi per alzare l'asticella e continuare su questo lavoro per mantenere il titolo di Alghero capitale degli eventi. Grazie. Nel rinnovare naturalmente i ringraziamenti alla stampa che ci supporta, che ci fa uscire fuori da questa sala, diamo la parola anche ai giornalisti che volessero fare qualche domanda. Siamo stati, diciamo, anche lunghi, prolissi forse, però il calendario è ricchissimo, sicuramente ci siamo dimenticati di qualcuno e di qualcosa e per questo chiediamo già scusa in anticipo. Allora Antonio, se vuoi far alzare Andrea De Luca devi fargli una domanda, altrimenti non si alza. Se ti viene, senza parole, lo lasciamo. No, siamo senza parole perché effettivamente è un calendario molto, molto denso. Ho l'impressione che quando si vuole si raggiungano veramente cose importanti come quella presentata oggi. È un po' la misura di come questa città possa fare e dare di più. Noi abbiamo associazioni culturali, uomini che hanno partecipato a realizzare un calendario molto, ma molto denso. È inutile dire che siamo meravigliati. Però vorremmo che altrettanto facesse il sindaco per quanto riguarda il resto, perché qua abbiamo un segmento che è la promozione della città. Adesso vorremmo che il sindaco facesse il resto. Che domanda è? Una considerazione. Io piglio per quanto. Il sindaco è un po' il parafulmine, però va bene. Accolgo l'invito e faccio una promessa. Come si faceva da Lupetto. Mi impegnerò di più. Va bene. Grazie a tutti, ci vediamo.